l'altro passo della verticale si vede la 2007, un'annata che è stata calda anche in Sicilia e comunque anche qui piuttosto diversa dalle altre due. Il colore, avete visto, comincia a diventare più leggero, più lieve. Qui le note vanno ancora di più sul balsamico, sulle note di tè, di menta, che si sentono preponderanti. Viene fuori una nota di cannella, viene fuori una nota di noce moscata quasi. Ed è interessante andare a assaggiarlo, perché chiaramente il naso, se lasciate questi bicchieri, io ve l'ho serviti con un largo anticipo, perché se lasciate nel bicchiere veramente sono vini che cambiano tanto. Ecco, sentite la bocca, il tannino completamente di nuovo diverso, un tannino un pochino più aggressivo, un pochino più vispo, più acceso. Probabilmente le tre vini stasera sarà quello più adatto alla fine della tannina, però bevuto da solo sicuramente è meno piacevole, perché questa nota tannica è veramente presente per due motivi: la maturazione, che è stata diversa, sicuramente l'uva era già matura, bisognava coglierla un pochino prima per preservare acidità e freschezza. Due minuti soli, poi potete ricominciare a parlare, scusate, perché basta sussurrare quello accanto e non si sente più nulla. Scusate, siamo dei rompiscatole, ma... Il tannino veramente diverso, dipende dalla maturazione, dipende dall'annata. Ovviamente avrà bisogno, un po' rimarrà sempre un pochino più arcigno questo 2007, non tutti i tannini evolvono allo stesso modo. L'ideale probabilmente è coglierlo tipo la 2008, però ciò non toglie che questo 2007 continuerà ad avere una bella freschezza. Nelle verticali sarà sempre un'annata un po' particolare, ma il bello dei grandi vini è che proprio sono sempre se stessi, ma sentono anche l'annata. Direi che questo 2007 è veramente centrato da questo punto di vista, quindi un vino che anche questo si allarga nel palato, ha una persistenza simile all'altro, ma lo sentiamo un pochino più pronto. Sicuramente, dovendo guardare in prospettiva, scommetterei più sulla 2008-2009, ma fermo restando che stasera è di una piacevolezza estrema. Se poi lo andiamo a confrontare sul cibo, come faremo fra un attimo. Prego. Se qualcuno ha da chiedermi qualcosa.